Ma guarda, innanzitutto ti vorrei dire che l'intera intervista, opportunamente ripulita, opportunamente messa a posto, è stata pubblicata in un libro quando Ennio compì 90 anni, un libro che si intitola Ennio, un maestro, edito da HarperCollins. Quindi questo chi vuole leggere un po' l'intero arco dell'intervista. Ovviamente chi si riferisce all'intervista video è indirettamente anche a tutto il materiale, perché non ci sono soltanto le altre 41 ore dell'intervista di Morricone, ma i 70 e passa testimoni che ho intervistato. E chiedo scusa a quei 3-4 di proprio cui non ho assolutamente montato perché non c'era spazio, ma quelli che poi hanno animato un po' tutto il lavoro, alcuni appaiono solo per 2-3 secondi. Quindi, insomma, in realtà questo romanzo audiovisivo che io intendevo fare, così è, questa è la sua dimensione ufficiale. Poi ovviamente ci sono tanti materiali per cui si potrebbe fare un'extended version o se ne potrebbe fare, come si usa dire oggi, anche una serie, però questo non dipende da me, non dipende assolutamente, dipende ovviamente dai produttori, e quindi non voglio assolutamente entrare in stanze che non mi riguardano. Hai voglia di portarci un po' più qui, proprio pensato a come mettere in scena e raccogliere questo racconto ascolto, chiamiamolo così. Ma sai, sin dal primo momento io ho dovuto fare i conti con diverse scelte. Una di queste era appunto come il film, dal punto di vista proprio dello stile, del montaggio, del impianto visivo, dovesse rapportarsi alla musica. E la mia scelta sin dall'inizio fu che il film dovesse essere più rispondente alla legge della musica di Ennio che non alla legge del racconto audiovisivo. Ecco, decisi che il film dovesse essere schiavo della musica, quindi il montaggio dovesse essere dipendente dalla musica. Per cui qualche volta ho dovuto piegare le testimonianze o anche i materiali visivi alle durate imposte dalla musica, perché volevo che tutto fosse un continuo, in termini non vedo più, comunque continuo. In termini tecnici e anche non felici, si dice essere sempre a sync. Ecco. In pratica significava invece che tutto l'impianto visivo del film dovesse rispondere alle leggi della partitura musicale. Forse è questa la decisione che poi mi ha portato seguire un percorso che poi determina questo tipo di reazione, cioè il pubblico sente la musica, la riconosce. Sono stato anche attento, grazie anche a quello che ho imparato da Ennio, a far sì che la gente sentisse almeno l'indispensabile perché potesse rievocare o un brano musicale che già faceva parte della propria memoria, o che riuscisse ad ascoltarlo e a goderlo anche nel caso di un brano musicale che non conoscesse. E quindi non si trattava soltanto di citare e far sentire un pezzetto di musica, ma c'erano delle regole precise. E qui ho piegato tutto l'impianto visivo del film a queste regole.